Salve, io sono la professoressa Isabella Cassarino del secondo istituto di istruzione secondaria superiore Gaetano Arangio Ruiz di Augusta e insegno matematica presso questo istituto nel liceo scientifico delle scienze applicate opzione quadriennale. E oggi vi voglio parlare di integrali indefiniti. E iniziamo con l'operazione precedente all'integrazione, cioè l'operazione di derivazione. Questa operazione è un'operazione che associa ad una funzione la sua derivata, quindi un'altra funzione. Vogliamo cercare di trovare l'operazione inversa all'operazione di integrazione, ossia vedere se esiste una funzione che alla derivata associa quella funzione di cui essa è la derivata. E per fare questo consideriamo la funzione y uguale a 2x. Quindi dobbiamo trovare se esiste una funzione f maiuscolo di x la cui derivata prima sia proprio 2x. Allora possiamo considerare come f maiuscolo di x la funzione x al quadrato. Infatti la derivata di x al quadrato è proprio la funzione 2x. Diamo allora una definizione. La funzione f grande di x si dice primitiva della funzione f piccolo. Questa funzione è definita in intervallo chiuso a b e se la f grande di x è derivabile in ab, la sua derivata sarà proprio f piccolo di x, ossia la derivata della funzione f grande è la funzione f piccolo. Questa funzione f grande, abbiamo detto, si definisce primitiva della funzione f piccolo. Ora vediamo di questa primitiva, ne esiste una sola o ne esistono infinite? Torniamo al nostro esempio, f di x uguale a 2x, abbiamo visto che f grande di x è uguale a x al quadrato. Ma consideriamo una nuova funzione che chiameremo g grande di x uguale a x al quadrato più 2. La derivata prima di questa funzione g grande è ancora 2x. Sappiamo che se due funzioni hanno la stessa derivata, allora esse differiscono per una costante. Da cui si ha che se f di x è una primitiva di f piccolo di x, allora tutte le funzioni del tipo f grande di x più una costante sono tutte e sole le primitive di f di x. Quindi, mentre quando abbiamo una funzione la sua derivata è unica, se abbiamo una funzione la sua primitiva non è unica, ma avremo una famiglia di primitive. Vediamo adesso la interpretazione geometrica della primitiva di una funzione. Vediamo l'interpretazione grafica della primitiva. La prima funzione era y uguale a x al quadrato. Vedete questa parabola in verde con vertice sull'origine e concavità rivolta verso l'alto. Abbiamo visto che anche la funzione y uguale a x al quadrato più 2 è una primitiva e la sua rappresentazione è questa in azzurro. E vedete che rispetto a quella prima è sempre una parabola identica ma traslata verso l'alto proprio di 2 unità. Vediamo ancora la funzione y uguale a x al quadrato, per esempio, meno 1. E in questo caso la funzione in rosso, sempre la nostra stessa parabola, ma traslata verso il basso di meno 1. Quindi geometricamente cosa si ha? La primitiva fondamentale e poi più 1, meno 1, meno 2, più 2, cioè delle traslazioni verticali verso l'alto se la costante è positiva, verso il basso se la costante è negativa. E vediamo la sua definizione. Si chiama integrale indefinito di una funzione f di x l'insieme di tutte le primitive f grande di x più c di f di x e si scrive questa s allungata f di x in dx uguale f grande di x più c. La funzione all'interno dell'integrale si chiama funzione integranda. Il dx è il differenziale della funzione e indica la variabile di integrazione. F grande di x è una primitiva e si chiama primitiva fondamentale più la costante di integrazione. Vedremo che tutti gli integrali indefiniti avranno questa costante di integrazione. Per esempio, se io voglio integrare la funzione cosen x in dx, devo trovare una funzione la cui derivata è cosen x e questa funzione è il seno di x più la costante di integrazione. Una funzione che ammette una primitiva si dice funzione integrabile. Inoltre, tutte le funzioni sono integrabili? Ci viene in aiuto su questo un teorema che ci dà una condizione sufficiente per l'integrabilità della funzione.
Ogni funzione continua in un intervallo AB ammette in AB delle primitive, quindi è sufficiente che la funzione sia continua affinché essa sia integrabile. E per integrare le funzioni facciamo uso di alcune proprietà, queste proprietà che sono le proprietà di linearità. Allora abbiamo che l'integrale della somma di due funzioni è uguale alla somma degli integrali delle due funzioni. La proprietà 2 ci dice che l'integrale di una costante per una funzione f di x è uguale alla costante per l'integrale della funzione, e questo per qualsiasi costante k. Mettendo insieme queste due proprietà si ha la proprietà di linearità, ossia l'integrale di c con 1 per f più c con 2 per g, ossia la combinazione lineare tramite due costanti delle funzioni, è uguale a c con 1 per l'integrale di f in dx più c con 2 per l'integrale di g in dx. Vediamo alcuni esempi. Se io voglio integrare la somma di 2x più cosine x, che sono le funzioni che abbiamo visto poc'anzi, questo sarà uguale all'integrale di 2x in dx più l'integrale di cosine x in dx. Quindi l'integrale di 2x abbiamo visto che è x al quadrato più la costante, l'integrale di cosine x sarà sin x più la costante. Ma le due costanti, essendo tali, si possono sommare, quindi alla fine avremo x al quadrato più sin x più un'unica costante di integrazione finale. Da cui ricaviamo che non è necessario scrivere la costante per ogni integrale, ma si può scrivere una costante finale. Dopodiché vediamo il 3 per cosine x, l'integrale di 3 cosine x in dx. Questo sarà uguale a 3 integrale di cosine x in dx, ossia 3 seno di x più c. Per andare ad integrare le nostre funzioni faremo uso di integrali indefiniti immediati. Vediamone alcuni. L'integrale della funzione potenza, quindi l'integrale di x elevato ad alfa in dx, che cosa sarà uguale? Sarà uguale a x elevato alfa più 1 fratto alfa più 1. Infatti, se deriviamo la funzione x elevato alfa più 1, otterremo alfa più 1 che moltiplica x elevato alfa. Ma questo per qualsiasi valore di alfa fuorché per il valore meno 1. Vedremo più avanti come si integrerà per alfa uguale a meno 1. Vediamo adesso invece alcuni esempi. Se devo integrare 1, cioè la costante 1, 1 lo posso scrivere sotto forma di potenza come x elevato a 0, perché sappiamo che qualsiasi base fuorché lo 0 elevato a 0 fa 1. Quindi posso applicare la formula di integrazione e otterrò x. Quindi l'integrale di 1 è la funzione x più la costante di integrazione. Se integro 1 fratto x al quadrato, 1 fratto x al quadrato lo posso scrivere come x elevato a meno 2, quindi avrò x elevato a meno 1 fratto meno 1 più la costante di integrazione, che scritto algebricamente in forma più consona sarà meno 1 fratto x più la costante. E così anche con le funzioni con i radicali. Sappiamo che una radice si può scrivere sotto forma di potenza come x elevato a una potenza irrazionale, un numero razionale. Quindi possiamo scrivere come x elevato ad un mezzo. Quindi applicando nuovamente la formula avremo x elevato a un mezzo più 1 fratto un mezzo più 1. Poi si sistema algebricamente. Vediamo adesso alcuni esempi di applicazione di questa formula di potenza. Allora, l'integrale di 6x più radice di x fratto x al cubo radice di x in dx, scritto così, è una funzione complicatissima. Prima di andarla ad integrare, la semplifichiamo. Quindi suddividiamo la nostra funzione in due frazioni separate e quindi 6x fratto x al cubo radice di x più radice di x fratto x al cubo radice di x, semplifichiamo e applichiamo le proprietà delle potenze, cercando di semplificare il più possibile il 6 fratto x al quadrato radice di x, che si può scrivere come x alla meno 2 per x elevato a meno un mezzo, e sommando le potenze sarà x elevato a meno 5 mezzi. 1 fratto x alla terza si scrive semplicemente x elevato a meno 3. Dopodiché applichiamo le proprietà di linearità, sia della somma che della costante per l'integrale.
Quindi avremo 6 per l'integrale di x elevato a meno 5 mezzi in dx più l'integrale di x elevato a meno 3. A questo punto applichiamo la formula della funzione potenza, dell'integrale della funzione potenza, e alla fine avremo 6 che moltiplica x elevato a meno 3 mezzi fratto meno 3 mezzi più x elevato a meno 2 fratto meno 2. E sistemando algebricamente viene meno 4 fratto radice quadrata di x alla terza meno 1 fratto 2x al quadrato più la costante di integrazione. Torniamo ai nostri integrali immediati. Avevamo detto che quella formula di integrazione non andava bene se alfa era uguale a meno 1. Cosa succede se alfa è uguale a meno 1? Il nostro integrale viene l'integrale della funzione 1 fratto x in dx. Quindi sarà uguale al logaritmo di valore assoluto di x più c. Perché il valore assoluto? Il valore assoluto perché l'argomento del logaritmo deve essere necessariamente positivo, e quindi ce lo assicuriamo mettendo il valore assoluto. Questo perché la derivata del logaritmo è proprio la funzione 1 su x. Vediamo adesso la funzione esponenziale. La funzione esponenziale con base è il numero di Nepero, sappiamo che la sua derivata è sempre e elevato a x, di conseguenza l'integrale di e elevato a x in dx è uguale a e elevato a x più costante. Ma se la base non è la funzione di Nepero, è un qualsiasi numero a diverso da 1, avremo che l'integrale di a elevato a x in dx sarà uguale a a elevato a x fratto il logaritmo naturale di a più la costante. Vediamo anche in questo caso alcuni esempi di applicazione. E vogliamo integrare il 6 elevato a x fratto 2 elevato a x più 1 più 2 elevato a e elevato a x. E anche in questo caso cerchiamo di semplificare la scrittura. Quindi il mio 6 elevato a x fratto 2 elevato a x più 1 diventerà 6 elevato a x fratto 2 elevato a x per 2. Quindi un mezzo per 6 mezzi tutto elevato a x. Questo 6 elevato a x fratto 2 elevato a x diventa 6 mezzi tutto elevato a x. 6 mezzi non è altro che 3. Quindi avremo un mezzo per 3 elevato a x. Applichiamo a questo punto le proprietà di linearità. E il nostro integrale diventa un mezzo per l'integrale di 3 elevato a x in dx più 2 integrale di e elevato a x in dx. Applicando le formule di integrazione della potenza avremo un mezzo 3 elevato a x fratto logaritmo naturale di 3 più 2 e elevato a x più la costante di integrazione. Torniamo agli integrali. E vediamo adesso come si integrano le funzioni goniometriche. Allora abbiamo che l'integrale di sin x in dx è uguale a meno cosin x più c, infatti la derivata di cosin x è meno sin x, quindi bilanciamo mettendo questo segno meno. L'integrale di cosin x è uguale a sin x, l'integrale di 1 su cosin quadro di x è uguale a tangente di x, mentre l'integrale di 1 su sin quadro di x è uguale a meno cotangente di x. E vediamo anche in questo caso alcuni esempi. Vogliamo integrare la funzione tangente al quadrato di x più seno di 2x più sin x fratto sin x, tutto in dx. Funzione complicatissima. Andiamo a semplificare la tangente al quadrato di x. La tangente, che si scriverà come seno su coseno, quindi al quadrato, possiamo applicare la prima relazione fondamentale e quindi diventerà 1 meno cosen quadro fratto cosen quadro. Invece per la seconda frazione avremo che il seno di 2x sarà uguale a 2 sin x cosen x. Da qui avremo che 1 meno cosen quadro fratto cosen quadro sarà uguale a 1 fratto cosen quadro meno 1. Mentre la seconda frazione, andando a semplificare, avremo che 2 sin x cosen x si semplificherà col sin x restando 2 cosen x. Sin x e sin x diventerà 1. Quindi il meno 1 di quello precedente col più 1 di quello attuale si semplificano, dando luogo a semplicemente 1 su cosen quadro più 2 cosen x. Anche qui applico la proprietà di linearità. E quindi diventa l'integrale di 1 su cosen quadro in dx più 2 integrale di cosen x. Abbiamo visto per le formule degli integrali immediati che l'integrale di 1 su cosen quadro è tangente di x e che l'integrale di cosen x è sin x. Quindi alla fine verrà tangente di x più 2 sin x più costante di integrazione.
Vediamo adesso l'integrale delle funzioni le cui primitive sono funzioni goniometriche inverse. Vediamo stavolta andando a derivare le funzioni goniometriche inverse, e quindi y uguale a arcosen x e la sua derivata è uguale a 1 fratto radice quadrata di 1 meno x quadro, e y uguale a arcosen x, la cui derivata è meno 1 fratto radice quadrata di 1 meno x quadro. Vediamo che le due derivate sono uguali a meno di un segno. Quindi se mi capita di integrare 1 fratto radice quadrata di 1 meno x quadro in dx, l'integrale può essere sia arcosen x più c oppure meno arcosen x più c. In generale quella più usata è l'arcosen x. Stessa cosa avremo per la tangente. Arcotangente e arcocotangente hanno la stessa derivata, che è 1 fratto 1 più x quadro, a meno del segno. L'arcocotangente è meno 1 fratto 1 più x quadro. Quindi se devo integrare 1 fratto 1 più x quadro in dx, questo sarà uguale all'arco tangente di x più c oppure a meno arco cotangente di x più c. E vediamo degli esempi. Allora vogliamo integrare 2 fratto radice quadrata di 1 meno x quadro più 1 fratto 3 più 3x quadro in dx. Applichiamo subito le proprietà di linearità. Quindi abbiamo 2 integrale di 1 fratto radice quadrata di 1 meno x quadro in dx più 1 terzo integrale di 1 fratto 1 più x quadro in dx. Abbiamo visto che 1 fratto radice quadrata di 1 meno x quadro è uguale a arco seno e 1 fratto 1 più x quadro è uguale a arco tangente, quindi alla fine avremo 2 arco sen x più 1 terzo arco tangente di x più la costante di integrazione. Si può pensare che con questi integrali immediati abbiamo finito tutte le formule di integrazione. In realtà non è così, perché le funzioni che noi conosciamo sono molto più complesse rispetto a queste che sono semplici. In genere si lavora con delle funzioni che sono funzioni composte. Quindi andiamo a vedere alcuni esempi di funzioni composte. Per esempio la funzione potenza. La derivata di una funzione f elevato ad alfa più 1 sarà uguale a alfa più 1 per f elevato a alfa, ma uguale si aggiunge la derivata della funzione f. Quindi se vogliamo integrare una funzione del tipo f' di x per f elevato ad alfa di x in dx, otterremo f elevato a alfa più 1 di x fratto alfa più 1 più c. Sempre alfa deve essere un qualsiasi numero reale tranne il meno 1. Vediamo un esempio. Vogliamo vedere l'integrale di cosen x per sen quadro di x in dx. Allora, la funzione sen quadro di x è la nostra f elevato ad alfa, quindi f quadro di x. Il cosen x è la derivata di sen x, quindi questa è la f' di x. Possiamo applicare allora la formula di integrazione e otterremo seno elevato a 2 più 1 fratto 2 più 1 più c, quindi un terzo sen cubo di x più c. Vediamo adesso la funzione composta esponenziale. Quindi partiamo da e elevato a f di x, la derivata prima sarà f' di x per e elevato ad f di x, di conseguenza l'integrale di f' per e elevato a f di x sarà uguale a e elevato a f di x. Se invece la base della mia esponenziale non è il numero di Nepero e, ma è un numero qualsiasi maggiore di 0 o diverso da 1, a questo integrale si aggiungerà il logaritmo naturale di a. Ossia l'integrale di f' di x per a elevato a f di x in dx sarà uguale ad a elevato a f di x fratto logaritmo naturale di a più c. Vediamo adesso l'integrale delle funzioni goniometriche. Quindi la derivata di y uguale a seno di f di x sarà uguale alla derivata prima della funzione f di x per coseno di f di x. Quindi come formula inversa l'integrale di f' di coseno di f di x in dx sarà uguale a seno di f di x più costante di integrazione. E così per tutte le funzioni goniometriche, per cui avremo, se la funzione non è coseno e seno, ricordiamoci che la derivata di coseno è meno seno, quindi si aggiungerà un meno, quindi verrà meno coseno di f di x. Se invece abbiamo f' di x fratto cosen quadro di f di x, avremo la tangente di f di x. Se f' di x fratto sen quadro di f di x, avremo meno cotangente di f di x. E ancora le inverse delle funzioni goniometriche, sempre composte.
quindi andiamo sempre prima a guardare la derivata, quindi x uguale a arcoseno di f di x, la sua derivata prima sarà uguale a f primo di x fratto radice quadrata di 1 meno f quadro di x, quindi l'integrale di f primo di x sarà uguale alla radice quadrata di 1 meno f quadro di x, in dx sarà uguale all'arcoseno di f di x più c. Mentre per la tangente l'integrale di f' di x fratto 1 più f quadro di x in dx sarà uguale all'arco tangente di f di x. Vediamo adesso un altro video sulle funzioni composte, logaritmiche ed alcuni esempi. Dal teorema sulle derivate di funzioni composte sappiamo come derivare il logaritmo naturale del valore assoluto di una funzione. Dunque, dalla definizione stessa dell'integrale indefinito, conosciamo già una primitiva delle funzioni del tipo derivata di f fratto f. Le altre primitive si ottengono aggiungendo una costante. Vediamo come applicare la formula per trovare l'integrale indefinito di alcune funzioni composte. Notiamo in questo primo esempio come a numeratore sia presente la derivata della funzione a denominatore. Dunque la risoluzione è immediata. Un altro caso risolvibile subito grazie alla formula è l'integrale di 1 fratto una funzione lineare. La derivata della funzione a denominatore è infatti la costante che moltiplica la x. È dunque sufficiente adeguare la funzione con una costante per ottenere che le primitive saranno del tipo logaritmo naturale del valore assoluto della funzione lineare. Nel successivo caso abbiamo a denominatore una funzione polinomiale di secondo grado, a numeratore una di primo. A meno di un fattore 2, che possiamo raccogliere, il numeratore è uguale alla derivata della funzione a denominatore. Portiamo fuori la costante e applichiamo la formula. Otteniamo così che una primitiva è uguale a 2 per il logaritmo del valore assoluto della funzione polinomiale di secondo grado. In questo caso possiamo trascurare il valore assoluto perché la funzione nel logaritmo è sempre positiva. In alcuni casi l'applicazione della formula non è immediata, perché la funzione derivata non appare in modo chiaro come numeratore. Per questo motivo, talvolta è utile scrivere la formula come un prodotto. Nell'esempio, separando la funzione in due fattori, diventa più semplice riconoscere 1 fratto x come la derivata del logaritmo naturale di x. Da questo punto possiamo applicare la formula e ottenere le primitive della funzione integranda. Trattiamo come ultimo caso l'integrale della tangente, perché può essere calcolato velocemente grazie a questa formula. La funzione tangente, infatti, può essere riscritta in altro modo usando un'eguaglianza trigonometrica. Ma la derivata di cosseno di x è meno seno di x, cioè l'opposto del numeratore. È sufficiente compensare un meno e possiamo procedere con la risoluzione dell'integrale. Analogamente possiamo calcolare l'integrale indefinito della cotangente di x. Funzioni goniometriche. Integrale di 3x per seno di x quadro più 4 in dx. Allora, vediamo 3x per seno di x quadro più 4. Applichiamo la proprietà di linearità di costante, quindi portiamo il 3 fuori dal segno di integrale. Cosa succede? La mia f' di x sarebbe solo la x, ma mi mancherebbe il 2. Quindi aggiusto, bilancio le mie costanti moltiplicando e dividendo per 2. Quindi avremo 3 mezzi, l'integrale di 2x seno di x quadro più 4,
Posso applicare la regola di integrazione della funzione composta seno e quindi otterrò meno 3 mezzi coseno di x quadro più 4 più c, perché noto che la mia funzione f di x è x al quadrato più 4, la sua derivata è 2x, quindi alla fine avremo questa funzione. Grazie per averci seguito e arrivederci.